recente, in particolare in Watch Dogs per PS4. Siamo appena sfuggiti, anzi fuggiti dalla prigione e ora procediamo con la nostra storia della campagna. Via! Arrivati siamo. Ah, la bandolina non dà più però. Arrivati. Eccoci. Siamo rimasti con questa telefonata dove ci veniva detto di incontrare il nostro vecchio amico che avrebbe spiegato un po' di cose. Fare in fretta. Punto debole di Damien è l'orgoglio. Devo sfruttarlo. Baie. Farmi dire ciò che sa. E poi lo ammazzo. È troppo avventato, troppo pericoloso. Si scherza mica qua. Al Plaza. Dove sei? Temo che la mia risposta non ti piacerà. Senti, lasciamo perdere. Non mi serve quello che sei. Porti soltanto guai. Abbiamo chiuso. Troppo tardi, Aiden. Indovina un po' dove sono. Anzi, ti mando il filmato. Cerca una TV e dà un'occhiata. È casa di Nikki. Che ci fai lì? Meglio se ti sbrighi, bello. La tua sorellina è in pericolo. Damien! Wow. Damien, che stai facendo? Gli avevi detto che la famiglia è la vulnerabilità e lui ti ha preso la parola. Paura questa uscita di corsa. Fregato, mi sono lasciato fregare da quel figlio di puttana. Cosa fa da Nicky? Faccio un po' carino. Non farà loro del male. Se gli tocca, giuro che lo ammazza e questo lo sa. No, no, vuole solo attirarmi lì. Vuole che lavori con lui. Trovare chi ci ha attaccati. Vaffanculo. Devo farlo fuori. E allora lo faremo. Basta chiedere. Vuol dire che siamo vulnerabili. Molto vulnerabili a questo punto. Sì. No, quasi. Perché se l'ha sgamata così la casa. Aspettate lì, sto arrivando. Parcheggio perfetto. Solo 6 anni, che tragedia. Dove sono? Che spreco, tutto questo è un tale spreco. Sai, la vera tragedia qui è che uno come te è circondato da cose così fragili. Questo rende fragile anche te. Non è così che funziona. Faresti meglio rispondere. Sì. Nikki, dove sei? Nikki! Pensaci bene. Se fai cazzate, lei è morta. Non è Merda. questo che volevo. Ormai è fatta. Se mi avessi ascoltato, le cose sarebbero diverse. Dimmi dove sono. Dove sono? C'è solo Nicky. Il ragazzino. Non so dove sia. Ora ti dico cosa succederà. Questo porta a un hard drive. Ti ho detto che c'era un altro hacker. Quello ti condurrà al suo computer. Prendilo e scoprirai chi ha ordinato l'attacco. Che cosa vuoi davvero? Non hai il diritto di farmi domande. Voglio quell'hard drive, non devi sapere altro. Sarà il prezzo per riavere Nikki. Non pensarci troppo, Aiden. Voglio che mi aggiorni. In cambio potrai parlare con lei. Do ut des, amico.
Farai una brutta fine. Forse, ma non fare il furbo. Non ci metto niente a uccidere la ragazza. A presto, socio. Socio. Tira un pugno qualcosa, dai. No, non si sfoga. Dov'è Jax? Damian non l'ha preso. Spero abbia il suo tablet. Eccolo, è sul treno. Merda, lo stanno seguendo. Andiamo a recuperare il boccia. Damian non deve prendere Jax. Devo proteggerlo. Forza, posso farcela. Prendo Jax e poi... Nicky. Merda. Ma Nicky... Carrozza, il ragazzino è qui. Cazzo. Prossima stazione. Forse ce la faccio. Resisti, piccolo. Il tuo parte, merda! Andiamo. No. Vaffanculo. Volevo rubargli la macchina. Resisti, piccolo. Vai. Il treno parte, merda! Andiamo alla prossima stazione. Vai, vai! Serve una dai, mano! Dai, 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 dai! Ok! Dov'è finito? Non può averci seminati così! Aperto. L'auto è andata, sono fuori gioco. Tranquilli, siamo qui. Andategli addosso, forza! Gli andiamo addosso. Affiancata. Dai, forza. Colpitelo. Dai, andategli addosso, forza! Yeah. Mettimi a prendere adesso, coglionazzi. Fate attenzione, è in giro. Dov'è andato? Coglionazzi. E voglio questa macchina. Lasciamo perdere. No, mi è sparita. Vaffanculo.
Questa chiudi la chiamo. Nessuno, perché non può sgamarmi. Perfetto. Saliamo il volo sul treno e recuperiamo il boccia. Così. Così. Jax. Hello. Ora sei al sicuro. Davvero, sei al sicuro. Ok, ascolta. È importante. Prima a casa quegli uomini hanno detto qualcosa. Andiamo su, Jax, parlami. Sbloccati, forza. Va bene. Riusciremo a trovare tua madre. Avanti. Dottoressa Mendes. Yolanda, salve. Sono Aiden Pierce, il fratello di Nikki. Come va? Tutto bene? Sì. Andrebbe meglio se potessimo incontrarci. Sono in treno con Jax. Va bene. Sa dove Nikki lo accompagna di solito? Sì, ci vediamo lì. Dovrai essere coraggioso, capito? L'hanno detto quegli uomini a casa? Bravo, Jax. Molto bene. Bravo ragazzo. Tesoro. Che succede, signor Pierce? Dov'è Nikki? Sono stati giorni duri. Ha voluto liberarsi dalle cose di Lena e credo che finalmente stia per dirgli addio. Va così male? Peggio. Doveva chiamarmi. Già, lei voleva che la chiamassi. Non è che potrebbe prendersi cura di Jax per qualche giorno, pagando chiaramente. Ma certo, farò tutto il possibile. Ci toglie un peso, grazie. A Nikki serve tempo. So che è dura, ma è una buona cosa. È stata dura, ma ce la faremo. Vero? In gamba, Adam. Allora, ometto. Ora io e te andiamo a far danni. Ah, andiamo. A presto. Paulson Station. Ok. Andiamo. Un ragazzo in salvo. Diciamo che Northbound train arriving shortly. Sei entrata? Ce l'ho fatta! Ma è fantastico! Quello che fa il panino unto? Esatto, proprio quello. Hanno lanciato una molotov dalla finestra mentre tutti dormivano. Com'era la password dell'account? Non è il caso di dirla al telefono, stupido. E se qualcuno ci sente? Certo. Qualcuno qui vede troppa televisione. Fai lo stupido quanto ti pare, ma non intendo. Abbiamo farlo. Chiarato il treno, okay, che ora si è fermato. Si apre. E può ripartire. Comunque, noi dobbiamo andare alla campagna, qua sotto. Ferri del mestiere. Sì, diciamo che il treno non è il mezzo migliore. Rifermalo, please. Grazie. Può ripartire. Cazzo, non posso crederci. Che è successo? La mia macchina preferita. Ciao. Allora, dobbiamo scendere, quindi andare giù. Allo, scusa. Pardon,
Scus, 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 scus. E devo andare di qua. Devo trovare il modo di scendere giù di lì più che altro. Eccola qua la nostra uscita, che poi è in entrata. Perfetto. Un quartiere turbolento. Devo prepararmi. Sì. Addirittura. Come va? Che posso fare? Del Chicago Correctional Center ha subito rafforzato la sicurezza dopo la fuga odierna. Vendi tutto. La vicenda è oscura, ma sappiamo che almeno un prigioniero è riuscito a superare tutti i posti di controllo. Per fortuna la polizia di Chicago ha catturato il prigioniero poco dopo. John Smith, 34 anni, è di nuovo in cella. Il suo avvocato sostiene che si tratti di uno scambio di persone. Compra, vende componenti per fare la robaccia. Qual è il problema? Nessun problema. Tra Sydney a Brandon Docks e lì non ho accesso al CTOS. Devo violare il centro di controllo del quartiere. Va bene. E questo? Penso proprio di sì. Connettività da queste parti. Andale. Arrivati siamo? Allora. Esplosione qua. Cancello qui con tanto di guardia. Vai via, questa zona è vietata. Non temere. Una lavatrice qui che mi permette di saltare su. Un cancello qua sorvegliato. Una semi entrata. Nessun tipo di... forse qua si può scavalcare. Sì. Dunque. Quanta gente. Un sacco di gente, cazzo. Guardia con codice d'accesso prima di tutto. Eccolo. No, no, volevo dire lui. Ma quell'affare si muove da solo. E il codice l'abbiamo preso. Ora è necessario andare a mettere i codici dentro di là. Ehi, ho di meglio da fare. Allora, siccome sono tutti indaffarati lì, io posso provare a disturbarli. Concentrandoli tutti in un angolo, magari. Il mio problema sono quelli là, che sono lì davanti. Ti sgamo paura. Ma qua non si può passare, scusa. Cazzo, adesso che ci penso.
Aspetta, senza diventare troppo matti. Ma di qua no di sicuro. Furgoncino. Questo qui da solo lì così posso provare a distrarlo. O meglio, a farlo avvicinare. Se io faccio così. Che strano. Questo si avvicina. Poi lo faccio scendere. Avrei giurato di... Dai. Allora, quanto ci vuole questo? Beh, sembra un normalissimo guasto. Così. Zitto e mosca. Acra. Perfetto. E fin qua. Tutto perfetto al momento. Sono tutti di là e io passo di qua. Questa si apre, dimmi che si apre. Affanculo. Posso provare a fare il giro. Esplosivo, telecamera nascosta, esplosivo lì. Telecamera. Io devo entrare, c'è poco da fare. Penso proprio che ci sia poco da fare. Sta di buono. Cosa posso fare? Posso provare ad attirarli. La proviamo così. Li attiro tutti quanti qui. Dai, avvicinati anche te. Non è servito. E allora più vicino, così. Beh, sembra un normalissimo guasto. Cazzo, è impossibile. Questa roba dovrebbe avere... Oh, ma dove cazzo è sboccato? Provatelo, avete capito? Proviamolo. E questi sono andati. Poi con questo. Via libera, vado di là. Via libera, vado a cercare di là. Guardata, controllo altrove. Non vedo niente, proseguiamo. Non c'è niente, sono lì. Ehi, state attenti! Attenzione! Che cazzo? Iniziate a cercare!
vedo niente, seguiamo. Come io posso salire su di qua? Attenti. Ma vaffanculo. Cercatelo, quella parte. Non c'è niente, andiamo. Qui non c'è niente, andiamo. Questa zona è libera, vado avanti. Ora che sono tutti indaffarati, come cazzo ci vado di là? Non c'è niente, crollo lì. Non c'è niente, controllo lì. Non vedo niente, proseguiamo. Ma va a cagare, io pensavo di dover entrare da qualche parte, invece era una stupidata così. Sai che mi sgamano. Che pareva. Prendetelo. Attenzione, sono io. Qui mi serve aiuto. Ok. Posso continuare tu? Vabbè, ma allora dillo che è una puntata di questo tipo. Il bersaglio ha un'arma. Io la facevo più difficile. Dai, ammazza. Dai. Io la facevo più complicata. Io arrampico qua. Perfetto. Da qui torno di là, che mi pare una buona idea. Come ho fatto prima. Ah, guarda, codice d'accesso prima. Vabbè, da sopra posso far tutto alla fine. Posso fare un po' quel cazzo che mi pare da sopra. Attiro il simpaticone. Qua. Succedendo qualcosa. Vieni, vieni. Vieni a vedere che cosa. Perfetto. Merda, 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 merda. Ma che... C'è qualcosa che non va. Vieni a vedere che cosa, vieni. Buono anche te. Ah, e tra l'altro lui quello con i codici. Che buco di culo. Allora, saliamo. Saliamo così. Eccolo qua che arriva. Possibile contatto visivo. Vado a controllare. Fanculo. È morto. Iniziate a cercare. No, vaffanculo. Vabbè, comunque. Mi copri casa. Secondo me posso imboscarmi qua. Libera, vado a cercare di là. Con la telecamera qui. Qui non c'è niente. Andiamo. Becco. No, becco un cazzo. Devo andargli praticamente davanti. Prima che ci sia un'altra telecamera che non ho notato. Ma porca troia. Qua nada, controllo altrove. Qui nada, controllo altrove. Non c'è niente, controllo lì. Vedo niente. Ma come ha fatto a superarci? Sveglia.
abbassate la guardia. Sono obbligato ad andargli addosso praticamente. Questa c'è la distrazione. Questo può chiamare rinforzi. Sospettato traffico di schiavi. Che meraviglia di persone che ci sono qua. Non rilassiamo. No. Eccolo lì. Qualcuno ti vuole vedere morto. Che cazzo. Non perdetelo di vista. Dai, ci serve della. No, rifa. Aiuto. Rifa. Se prova ad tirarlo fuori. Così. Vediamo se funziona. Non mi esce. Ah, sì. Perché lui non può uscire. Cazzo, ma è uno scherzo! Intanto sei fuori. Questo mi è piaciuto un sacco. Dunque. Andiamo alla ricerca. Salva la telecamera. Alla ricerca dei codici. Chi ce li ha? Telecamera. Può chiamare. Omicidio stradale. Può chiamare. No. Chi ce li ha i codici sto giro? Codici. Tu? Eccolo. E i codici li abbiamo. Perfetto. Adesso devo trovare un sistema per avvicinarmi senza essere sgamato. Questo c'ha la telecamera. Se io con questo qui. Dai, avvicinati. Lo so che puoi farlo. Bravo ragazzi. Così, girati. Vaffanculo. Girati, non di qua. Giro di qui. Dai. So che ce la puoi fare. Me lo sento. Si è mosso, vado a controllare. Ehi, ho di meglio da fare. Porca miseria. Sono obbligato a scendere da lì sopra. Però è sgamo paura di sopra così. A meno che lo attiro con qualcosa. Facciamo così. Apriamo questo. Ehi,
Si può provare. Se mi avvicino di qua, facciamo la riparo. Io gli butto giù di qua questo. Perfetto. Torno nella guardia questa qua con la telecamera. Quando ci passa davanti attiviamo l'attiramento, quindi si girerà verso il pannello di controllo e in teoria, dai, che ce la puoi fare, avvicinati ancora un po'. Oh! Che succede? Dai, sbagliato, devo aspettare un attimo, non ci ho pensato. Sembra un normalissimo guasto. Da rifare. Quanti sgamoli così, eh? Meglio. Ok. Adesso aspettiamo che si avvicina un po'. Perché alla fine la guardia che si avvicina è quella che si avvicina all'attiramento, è quella più vicina. E quindi, insomma. Sac. Così. Preso. Dunque, questo così. Questo lo sblocchiamo e lo giriamo su. Ehi, ho di meglio da fare. Questo lo sblocchiamo così. Questo così. E voilà. Hackeriamo. Video ci fa vedere. Bene, ci siamo. Richard Nichols che mangia popcorn. Cosa? 10 milioni di dollari e non prendete una cazzo di palla? Ma sparatevi, pezzi di merda! Cioè, prendono addirittura il contenuto. Mamma mia. Il CTOS registra ogni singolo momento. E la gente non lo sa. E la gente non lo sa. Questo? Le piante di marijuana. Dai. Cultura proibita. Sgamano proprio tutto. Però. Allora. Ah, c'è ancora da hackerare anche qua. Wow. Uomo che dorme. Donna che fuma. Hotel room, chissà cos'è successo. Gli avrà imparato, insegnato a fare il pastrame. Sì, fumare fa male, lo so. Capito? Capito. Ora
per hackerare quell'angolo di là ci vuole una telecamera. Altra hackerata, via. Vediamo cosa offre questo cinema. Coitus. Sono il re del mondo! Questi si stanno riprendendo. Va bene, e la zona è libera. Perfetto. Ora c'è solo da abbandonare l'area. Che si fa agevolmente uscendo dal cancello senza grossi problemi. Richiudi. Preciso. Preciso, va bene. E con questi simpatici giovinotti che ascoltano musica, io direi di chiudere qua il video. Abbiamo fatto tanto, sono tanti video, andiamo avanti ancora un po' a giocare, ma la situazione mi sembra che sia assolutamente sotto controllo. Usciamo dalla loro area. Perfetto. Sbloccato il quartiere, ora abbiamo accesso alla zona e a tutto il resto. Grazie a questo simpatico selfie io direi di salutarvi. Così, guarda questo qua, che bel selfie così. Va bene, spolliciate e commentate se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!